porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Secondo alcuni dati trapelati da Ashley Madison, cioè il portale per le scappatelle extraconiugali, noi italiani siamo un popolo di fedifraghi. In particolare, la scappatella fuori dal matrimonio è un'usanza, chiamiamola così, più diffusa nell'Interland milanese e a Napoli. Ma secondo te, in una coppia, perché si arriva a tradire il proprio partner? Allora, per mio conto, allora, il problema grosso nelle coppie, quindi i tradimenti, è, diciamo, il non bastare più, diciamo, l'altra persona. Quindi, non bastandoti più questa persona, cerchi di trovare altro in altre persone. Oppure potrebbe essere tranquillamente una persona che ha poco, diciamo, poco conto nella sua vita, e quindi una serata può capitare che, essendo in discoteca, hai bevuto un attimo e trovi un'altra persona. Credo che le cose principali possono essere queste, ma io da parte mia non lo faccio, ma perché comunque quando sto con alcune persone ci tengo, se no. Riusciresti mai invece al contrario a perdonare un tradimento? Assolutamente no. Quindi la storia finirebbe? Per me finirebbe, sì. Ti è mai capitato di conoscere un amico o un'amica che invece sai che ha tradito il proprio partner? Assolutamente sì, ce ne sono molti e diversi, e storie di vario tipo. Cosa gli dici a loro? Guarda, difficilmente giudico un amico. Per i miei consigli gli posso dire di non fare stupidate. Poi quello è la cosa principale che gli posso dire. Poi per il resto so benissimo che possono esserci tante particolarità nei rapporti che non so decifrare molto bene. Quindi cerca di fare il meglio possibile, cerca di non tradire la persona con cui stai. Se non ci tieni, a un uomo è sempre permesso, capito? La donna invece poi dopo non è. Tu dici, se non ci tieni, piuttosto lasciala o lascialo. Lasciala e vai con un'altra persona, però sia chiaro, no? Insomma. Forse perché non ci si ama più. Quindi manca l'amore. Manca l'amore. Io sono sposata da 37 anni, quindi. Ed è fedele. È fedelissima, sì. E a quel punto perché non si lascia il partner, ma si mantiene comunque il rapporto con il proprio partner, ma allo stesso tempo lo si tradisce? Guarda, questa è una domanda, siccome non mi appartiene, non saprei cosa rispondere. Lei sarebbe mai in grado di invece perdonare un tradimento? Sì, forse sì. Lo perdonerebbe? Sì. Come mai? Forse, ho detto, bisogna trovarsi dentro per capire. Forse perché pensa che può succedere? No, quello no, assolutamente no. Però per mantenere saldo il rapporto lo perdonerebbe? Nì. No. Però non è convinta. No. Ha mai conosciuto delle persone, un amico, un'amica che tradivano il proprio partner? Sì, ma è stata onesta, ha lasciato la persona con cui stava per stare con quell'altro. Se lei dovesse avere la sua migliore amica che tradisce il proprio partner, consiglierei di cosa stai facendo? Cioè, assolutamente. Cioè, direi, ma sei impazzita? Fare tornare indietro, cercare di capire se potrei aiutarla in qualche modo o meno. A te è mai capitato di conoscere qualcuno, un amico o un'amica, che ha tradito il proprio partner? Beh, certo. E in quel caso come ti sei comportato? Ma non è che fosse una cosa che mi riguardasse, vedete. Cosa gli hai detto? Ma niente. Quindi non sei uno che giudica negativamente il tradimento? Ma no, vabbè. Poi a 20 anni... ci sta anche quello. Cioè. Cos'è che porta una persona a tradire il proprio partner? Forse, non lo so, una storia che dura da 10-20 anni, capisco, però. Quindi dici, magari nelle lunghe storie c'è un po' di monotonia, un po' di noia. Sì, no, vabbè, lì giudico già diversamente, però se è una storiella da liceo come le ho viste fino adesso, fa niente.